Oggi siamo a Formole di Pieve Santo Stefano. Da questa località si intraprende una strada in salita che ci porterà a scoprire delle polle di acqua sulfurea fredda. È un'area caratterizzata da riserve statali, la riserva di Fungaia, la riserva di Formole e la riserva di Poggio Rosso. Andiamo a scoprire queste curiose emergenze. Percorrendo la salita troviamo anche una variabilità da sotto il punto di vista vegetazionale. Troviamo le conifere, troviamo le latifoglie, mentre sotto il punto di vista geologico anche quest'area della Valtiberina è caratterizzata da alternanze qui nelle adiacenze. Quindi ci sono rocce ofiolitiche, come abbiamo già visto in altri video, ed anche rocce sedimentarie come calcari, argille, arenari. Ecco, nello specifico in quest'area, ecco, ci sono proprio presenti quest'ultima categoria, quindi le rocce sedimentarie, da cui appunto emergono queste fessure dove può fuoriuscire il gas, intercettare l'acqua e creare le polle che andremo a vedere fra poco. Mi sto rapidamente avvicinando alla polla di acqua sulfurea, sento già l'odore forte marcato dei gas che esalano. Siamo nello specifico ai margini della riserva statale, ecco, fra i comuni di Pieve Santo Stefano e Caprese Michelangelo. Alle mie spalle una di queste polle di acqua sulfurea, sentite un po' come borbotta, sentiamo il rumore. È proprio la forza del gas che intercetta questo piccolo accumulo di acqua che in inverno è un pochino più evidente dovuto alle forti piogge e in estate un pochino si asciuga. Bene, questo gas, in parte CO2, in parte metano, in parte idrogeno solforato, ecco, ha un marcato odore, si sente molto bene anche dalle vicinanze, ecco, fuoriesce facendo sì che quest'acqua borbotti come se fosse all'interno di una pentola sul fuoco. Bene, in realtà non è acqua calda, ma è acqua fredda, intorno ai 10 gradi, e quindi un po' questa è la caratteristica di queste emergenze del territorio. Ce ne sono altre nascoste nella vegetazione. Si dice che in passato anche gli allevatori portassero qua i propri animali immergendoli parzialmente in quest'acqua maleodorante, credendo che appunto i gas che ne facevano parte potessero allontanare i parassiti. Era un po' come un antiparassitario, quando in realtà, ecco, da studi recenti anche fatti da me in passato in una tesi universitaria, sappiamo che questi gas sono anche nocivi, quindi non si possono respirare a lungo, ecco, non si può stare al di sopra di una pozza di questo genere per molto tempo, anche perché le esalazioni potrebbero causare anche dei parziali disagi. Quest'area è anche comunque monitorata dagli scienziati con appositi strumenti proprio per valutare le emissioni molteplici di gas che fuoriescono da queste fessure di questo suolo maggiormente argilloso, ma anche calcareo. Il reportage termina, arrivati fin quasi sulla strada di Formole. Abbiamo visto questa curiosa emergenza naturalistica, ne vedremo delle altre. Seguiteci sui nostri canali.